Il maresciallo Fenoglio, trama ed anticipazioni della nuova fiction Rai. Nei prossimi mesi, i palinsesti Rai si riempiranno di fiction e, tra queste, ci sarà anche il maresciallo Fenoglio. Questa serie, che vede come protagonista Alessio Boni, racconta proprio le vicende di questo maresciallo di Bari, che crede nella giustizia ed indaga su numerosi casi. Le riprese sono già iniziate e, per questo, è arrivata qualche informazione in più sulla nuova fiction targata Rai. Il maresciallo Fenoglio, la trama della nuova fiction. Il maresciallo Fenoglio sarà la nuova fiction Rai, in onda presumibilmente questo autunno, tratta dai romanzi di Giancarlo Carofiglio. Dato che le riprese sono ormai iniziate, è arrivata qualche informazione sulla trama. Al centro dell'attenzione ci sarà, ovviamente, il maresciallo Pietro Fenoglio. Quest'ultimo, che vive e lavora a Bari, ha molta esperienza nel suo campo ed indaga su crimini e reati. Nonostante tutto però, non ha mai perso la fiducia nella giustizia e continua a credere che sia giusto comportarsi al meglio. Sullo sfondo della sua vita, quindi, ci sono i tanti casi su cui indagare, che renderanno questa una fiction con tinte di giallo. Al centro però, c'è anche la vita personale di Pietro. Il maresciallo è costretto a subire un intervento all'anca, a seguito del quale si trova a dover fare fisioterapia. In quel contesto conosce Bruna, una donna allegra e affascinante, per cui inizia a provare sempre più attrazione. Proprio durante il suo percorso di fisioterapia, Pietro Fenoglio fa un'altra conoscenza importante, destinata a cambiare la sua vita. Conosce infatti un ragazzo che sta cercando di recuperare la mobilità, dopo essere stato coinvolto in un grave incidente. Tra i due nasce una bellissima amicizia che aiuta Pietro a cambiare la sua prospettiva sul mondo. Anche in questo periodo abbastanza complicato per lui, il maresciallo non trascura assolutamente il suo lavoro, ma continua ad indagare su tanti casi importanti e apparentemente irrisolvibili. Il maresciallo Fenoglio sarà trasmesso questo autunno, anche se è ancora presto per conoscere l'esatta data d'inizio. Le riprese della fiction sono iniziate ufficialmente proprio in questi giorni. Per rispettare le ambientazioni e le trame dei romanzi originali, si è deciso di portare avanti le riprese, interamente a Bari, negli stessi luoghi in cui i telespettatori Rai avevano seguito le vicende di Lolita Lobosco. In questo caso però, si farà attenzione a mostrare al pubblico una Bari degli anni 90, e non del giorno d'oggi. I romanzi di Giancarlo Carofiglio da cui sono tratte, le storie di Pietro Fenoglio sono tre, Una mutevole verità, L'estate fredda e La versione di Fenoglio. Questo lascia già dedurre che, se la fiction dovesse riscuotere abbastanza successo, si potrebbe proseguire almeno con altre due stagioni, dato che ci sono altri due romanzi disponibili. Al momento comunque, ci si sta concentrando su questa stagione, ed è già confermato che prevederà 8 episodi. Probabilmente si deciderà di mandarne in onda 2 per ogni serata, organizzando così 4 prime serate. Sul cast si è deciso di mantenere, fino a questo momento, il massimo riservo. La sola certezza è che sarà Alessio Boni a vestire i panni del maresciallo Pietro Fenoglio. Sul volto degli altri protagonisti, come Bruna o il giovane studente, incontrato dal maresciallo, oppure tutti i suoi collaboratori, ancora non si sa nulla. Essendo iniziate le riprese, però, è probabile che qualche notizia arrivi nelle prossime settimane. Intanto, anche per vedere il trailer o la pubblicità, bisognerà attendere il termine delle riprese. Voi che cosa ne pensate? Credete che vi piacerà il maresciallo Fenoglio e pensate di seguire questa fiction? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.